Ciao a tutti ragazzi! Allora, come vedrete, vi anticipo già una cosa, questo vlog lo state vedendo sul mio canale, lo vedrete sul canale della bellissima Angie. E anche sul nostro. Delle bellissime HMS. Delle bellissime HMS. Perché facciamo questo vlog così comunitario? Proprio perché vogliamo partire da questo presupposto, la community di YouTube Italia. Abbiamo notato a ItaTube, e poi tu, gentile Alice, ci spiegherai che cos'è ItaTube, questa grande collaborazione di community tra youtuber esteri. Noi siamo i soliti italiani cazzoni che facciamo sempre le cose per i cavoli nostri. Perché non essere anche noi una forza portante di YouTube Italia? E piccola parentesi, ItaTube è stata questa convention organizzata a Milano con tanti youtuber che però in maggioranza erano stranieri, quindi youtuber internazionali, quindi italiani eravamo relativamente pochi. Apprezziamo, a prescindere dal fatto di aver voluto creare questo evento per comunque far conoscere YouTube estero e italiano a più persone, perché dobbiamo aspettare qualcuno che organizza questa cosa per noi quando noi siamo gli youtuber e possiamo organizzarcela per i cavoli nostri? Esatto. Tu hai casa libera sabato? No. Questo sabato non si può fare, però prossimamente ci ingegniamo per... ci organizziamo! E questo è un appello che non facciamo soltanto a chi sta guardando il video come pubblico, ma anche agli altri youtuber. Insomma, ingegniamoci e cerchiamo di organizzare qualcosa di nostro che parte dalla community per la community. E partendo da questo presupposto di fare una cosa tutti insieme, ormai YouTube funziona così, ognuno è sotto un'agenzia, ci sono agenzie diverse, manager e via dicendo, cosa che abbiamo visto che in Inghilterra, in America, è perfettamente normale, quindi perché noi italiani dobbiamo essere sempre gli ultimi su tutte le cose? Ognuno collabora con la sua agenzia, ma questa cosa deve partire da noi, come appunto per collegarci anche agli youtuber che fanno scherzi, prank, esperimenti sociali. Sono agenzie diverse, ma collaborano insieme. Esattamente, quindi cerchiamo di fare la stessa cosa noi. Quindi noi stiamo lavorando veramente a qualcosa di interessante da una parte. Io ho un po' di timore. Perché? Io non avrei timore. Facciamo una cosa, lanciamo soltanto una piccola... so che non devo parlare, ma non ce la faccio perché sennò poi parlo nel sonno. Lanciamo una piccola monetina per darvi un indizio. Sì. Vai. Ci siamo organizzati per venire, anzi loro vengono a Milano a trovarmi e andiamo a vivere insieme. Già questo è il delirio! Quattro persone con diverse fotocamere, menti creative malate, insieme. Quindi ci saranno le quotazioni, chi ammazzerà Alice. A proposito di collaborazioni, abbiamo avuto la possibilità di chiedere a Sam Pepper, che è un youtuber inglese, che va in giro a limonare delle fighe assurde. Sì, è un mito. Qual è l'utilità delle collaborazioni? In soldoni, ho beccato Sam Pepper, l'ho fermato, ho cercato di limonarlo e gli ho detto: Sam, voi collaborate in Inghilterra o siete dei cazzoni come noi? Oh! Collaboration for me has been very important, and amongst the whole UK community it's been very important, because without collaboration a lot of people wouldn't have grown. We started back probably 3 years ago. I started this type of collaboration where at the end of my video I will say another video on the other person's channel, and on their channel they'd upload a video and say another video on my channel, and it really worked. And if you look at the statistics of all the British YouTubers, all in the same month, every YouTuber in the UK, 1 million. Wow. Because everyone worked together, so everyone had the same fan base and everyone grew at the same time. Fantastic. And it's just because of collaboration. Yes. So that's very important. Thanks, Sam. Not a problem, I hope that helps. Can you kiss me? Motivo per cui, ragazzi, ce l'hanno confermato anche gli inglesi, collaborare può essere prolifico verso la crescita della community italiana. Non ho usato la parola prolifico! Bravo! In questi giorni, tra di noi, abbiamo deciso di far nascere un nuovo strumento da affiancare alle collaborazioni e all'uso dei feed. L'uso dei feed, per chi non lo sapesse, è quando tu metti mi piace un video, tutti i tuoi iscritti vedono quel video. Cioè sanno che mi è piaciuto quel video, quindi serve a far conoscere al pubblico nuovi youtuber, nuovi creatori di contenuti. A noi è venuto in mente di mettere sui nostri canali una playlist che si chiama Hashtag Cosa Guardiamo.
lanceremo questa playlist chiamata appunto Cancelletto Cosa Guardiamo, e aggiungeremo ai preferiti quello che guardiamo noi, quello che ci piace. Invitiamo altri youtuber grandi, piccini, a fare la stessa cosa. Se volete utilizzare lo stesso hashtag, semplicemente per una questione di ordine, e anche voi ci aiuterete ad incrementare la community di YouTube Italia, avere un giro più unito. Cari ragazzi, il video di oggi finisce qui. Come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale di Alice cliccando sulla faccia di Alice e schiacciando gli brufoli. Se volete iscrivervi al mio vlog, cliccate su di me e vi iscrivete. Sulla mia faccia per iscriversi al canale degli HMET. E poi, giusto per non dire, per mantenere la parola di quello di cui abbiamo parlato per tutto il vlog, se cliccate sul buon Luca vi iscriverete a un canale che noi ci è piaciuto, a ognuno di noi scegliamo un canale a caso a cui ci piace, e cliccando su Luca non vi iscriverete direttamente, andrete sul canale di questo youtuber e vedrete se vi piace anche a voi. Magari scoprirete uno youtuber che non conoscete. Non a caso abbiamo scelto la faccia. Ma la cosa, c'è spazio, la cosa ancora più bella è che se state guardando questo video sul mio canale troverete un canale che piace a me. Se lo state guardando sul canale di Alice troverete un canale che piace ad Alice. Se sul nostro un canale che piace a noi due. E comunque è sempre la mia faccia poi. Sempre la faccia di Luca. Sempre la faccia di Luca. Perché è la più grossa, ragazzi. Ragazzi, no. Con